L'allenatore del Brescia Magni aveva detto che si sarebbe accontentato di un sol punto contro l'Ascoli ed era questa la più evidente dimostrazione di come i marchigiani fossero tenuti in considerazione. A conferma dei loro meriti mettono a segno il colpo vincente al quarto minuto. Moro batte un angolo, Torrisi è rapidissimo ad alzare un pallonetto che beffa Malgioglio. La reazione del Brescia è rabbiosa, ma finisce col perdere di incisività nelle conclusioni. Poi, quando i tiri centrano la porta, ci pensa comunque Pulici a parare tutto. Alla fine, il numero uno dell'Ascoli risulterà il migliore tra i suoi. Qui mette in angolo un'ennesima incursione di Penta. Era da 10 domeniche che il Brescia non perdeva e con il trascorrere dei minuti la convinzione di interrompere la serie con una sconfitta interna deve aver influito psicologicamente sulle rondinelle che, dopo un avvio di ripresa ancora positivo, come abbiamo visto, rischiano di subire un nuovo gol su questa azione personale di Travisanello che fortunatamente per il Brescia alza. L'Ascoli ha confermato che sotto la guida di Mazzone ha ritrovato la sua vena migliore. Il Brescia oggi era evidentemente in giornata negativa.